Doppio appuntamento per il clinic mini basket del progetto Camminare Insieme. Prima a Fasano e poi a Corato, gli istruttori dei mini cestisti pugliesi si sono confrontati sul tema dei fondamentali come strumento di sviluppo nelle capacità d'anticipazione. Relatori d'eccezione Roberta Regis e Guido Marcangeli, componenti dello staff nazionale mini basket e scuola, oltre a Maurizio Cremonini, responsabile tecnico settore mini basket. Sono molto soddisfatto del livello organizzativo e dell'attenzione che hanno dimostrato gli istruttori. Numericamente magari non tantissimi, ma si vede che avevano soddisfatto il loro fabbisogno di crediti, però quelli che c'erano erano motivati, attenti, e questo mi dà grossa forza per il futuro. Dal primo weekend di giugno, 1-2 giugno, partirà questo tour che vogliamo realizzare in 5 località. Da Padova andremo poi a Senigallia, poi a Napoli, poi a San Felice Circeo, chiuderemo a Camaiore. Vogliamo farci vedere nelle piazze, sul lungomare, nelle località dove famiglie che non ci conoscono, bambini che non ci conoscono, possono vedere che l'attività del mini basket è un'attività piacevole, formativa, coinvolgente, appassionante, emozionante. Per farlo abbiamo dovuto ovviamente costruire una modalità un po' particolare per farci riconoscere. Credo che faremo delle cose molto gradevoli e molto accattivanti. L'appuntamento tecnico più importante della stagione è stata l'occasione per fare il punto del settore mini basket con il responsabile regionale Pier Giuseppe De Serio. L'anno prossimo sicuramente abbiamo in mente di far cominciare prima i vari trofei mini basket, cominciare già prima di Natale. Abbiamo chiuso con i vari jamboree, abbiamo fatto il jamboree Federici riservato alla categoria Pulcini a Bari sabato scorso, domenica c'è stato quello Scoiattoli a Rutigliano. Adesso stiamo aspettando, credo, il 31 se confermiamo la data per il Play Day, questo evento nazionale che in Italia si sta svolgendo oggi, però noi, a causa del clinic comunque imposto dal settore, siamo stati costretti comunque a posticipare. Riguarderà la categoria esordiente, quindi insomma ci avviamo alla fase conclusiva di questa stagione che, ripeto, tutto sommato non è andata male.